Sopravvissuti, bentornati sul canale. Siamo di nuovo su Surrounded. Allora, apriamo la mappa perché, raga, oggi vorrei iniziare perlomeno a spostarmi e a visitare quelle che sono le zone che ancora non abbiamo visto del gioco, perché tanto per il momento abbiamo capito che le zone, quelle contaminate, non le possiamo ancora visitare. Ora, io non ho idea di che cosa potrei trovare andando nelle zone in via di sviluppo, tipo l'aeroporto, Lawrence Creek, Langdown Port e la base militare nuclearizzata, no, non nuclearizzata, la base militare nucleare, quindi non saprei, però ci voglio andare comunque. Quindi, sompiamo subito in macchina. Ah, ho buttato una tenda che ce n'è una in più e non mi serviva. Oh, questo è un metodo alternativo di cacciare. E a ognuno il suo. Non giudicate, signori. Allora, mettiamoci in macchina e andiamo verso l'aeroporto. Come ho detto, lo stanno ancora sviluppando, quindi non ho idea di che cosa riuscirò a trovare. Ovvio che non appena dovessi, per qualche strano motivo, trovare quello che mi serve per andare nelle zone radioattive, quindi un po' di protezione dalle radiazioni, che in realtà non è che mi serva chissà che, perché la mia maschera già protegge un pochino, ma non è abbastanza. Arriva a un 100% per stare tranquillo. E qui c'è una zona radioattiva che non è segnalata. No, basta. La zona in via di sviluppo, raga, mi sa che non ci si può andare. È completamente radioattiva. È completamente radioattiva la zona sviluppo. Hanno fatto sta fur... Allora, è una furb... So, stronzi. Però è una furbata. Ora... Infatti, guardate là, è tutto mezzo bruciato. In realtà non c'è nulla. Io provo a salire sul cucuzzolo di quella collinetta e provo a usare il cannocchiale. Vedete se riesco a scrutare qualcosa all'orizzonte oppure no. La mia paura è che... Ah, no, aspetta. No, è solo una zona. È solo una zona radioattiva. Solo quella zona lì. Dio, è una zona abbastanza ampia, però, se devo essere sincero, eh. Sì, decisamente è una zona molto ampia. Ma è la zona dell'aeroporto, effettivamente. Eh sì. Sì, tutta questa zona qua è tipo contaminata, quindi non ci posso andare. Furbi! Complimenti, che poi sulla mappa in realtà qua non vedo case, non vedo nulla, quindi sapete che mi sa tanto che non c'è nulla in questa zona di mappa. Cioè, queste due sono visitabili perché non vedo nulla di strano intorno. Queste sono zone nucleari. Eh sì. Sì. Nulla, va bene, poco male. Cambiamo direzione, andiamo di là e andiamo verso, come si chiama? Lawrence Creek, mi sembra. Andiamo a vedere cosa c'è a Lawrence Creek. Poco male, signori, poco male. Attenzione. Attenzione. Dimmi che hai mollato qualcosa, ti scongiuro. Però non mi pare. Sì, l'airdrop, raga, l'airdrop, non ci credo, finalmente, ok. Allora, vediamo se riusciamo a capire in che direzione va. Sulla mappa potrebbe segnare, giusto? Giusto? Sì, eccolo qua. Allora, io faccio una foto, raga, perché ho paura che poi scompare dalla mappa. E prima che possa accadere, ecco ed è qua. Ok, allora, ragazzi, si va. Finalmente riusciamo a prenderci un airdrop. E sarebbe anche ora. Sarebbe anche ora. Ok. Io spero trovo qualcosa. Raga, giuro che se nell'airdrop non c'è niente. Cioè, tipo, cazzatine. Rosico tantissimo.
Però... Ma pure che quando arriviamo là è pieno di zombie. No, eccolo. È questo? Oh! Ok, allora, il caricatore da 60. Salvatore, penso che... Spero che adesso tu sia contento. Posso essere perdonato per aver dimenticato in precedenza il caricatore da 60, ma adesso, insomma, allora, qui sta roba l'ho presa tutta. 1228, 1224. Ok, allora, mo qua dobbiamo fare decisamente spazio. Allora, intanto facciamo così. Allora, ispeziona, mettiamo subito il silenziatore a questo bel fucile. Perché no? Pistola. Se ah, ok. Vabbè. Poco male. Poco male. Allora. Mo' la pistola è silenziata. Ecco, questa è un'arma già migliore. Però purtroppo non ho munizioni e nulla per utilizzare. È un peccato. Vabbè. Sì. Qualcosa. Mamma mia, mi ero perso la macchina, mi ha preso un colpo. Allora, speravo un qualcosina di meglio. Cioè, sono contento perché quantomeno abbiamo questo per la pistola. Che non è male, per niente. Cioè, non è proprio da non è assolutamente da buttare. Però speravo in qualcosina di più. Devo essere sincero. Un pochino mi sono sentito solato. Vabbè, allora lì c'è una ma sì, una macchina, una barchetta abbandonata. Visto che ci siamo, la facciamo una cavatina. Ecco, questa cosa è un po' un peccato. Sarebbe stato meglio se, tipo, non so, il ponte era necessario. Cioè, io ci passo con la macchina, grazie al cavolo che voi siete arenati con sto transatlantico qua. Stiamo accorti, eh. Mi sa tanto che questo coso è vuoto. Penso che nemmeno posso entrare. Questa sensazione. Non credo che posso entrarci. No, non c'è. Non c'è tipo una scaletta, una porta. No, no, non c'è un. Che ne so. Una breccia nello scafo o qualcosa che mi permette di entrare. Dove cazzo ora sto andando? Ma sono andato al porto. Volevo andare in città, invece sto andando al porto. Vabbè. Ormai ci sto. Andiamo al porto. Mi sa di sì. Mi sono incastrato. So perché, raga, ma ho la sensazione che non ci sia nulla. Ok, mannaggia. Penso sia completamente vuoto. Allora, è fighissimo. Ma mi sa che le zone. Può essere possibile che non c'è neanche uno zombie. Ma a parte che non c'è nessuno zombie proprio in questa zona qua. Cioè, da sta parte della mappa non c'è proprio niente ancora. No, questi li stanno a fare, ragazzi. Qua non c'è nulla. D'altronde c'è scritto, eh, che sono in sviluppo. E vabbè. E quindi però, a conti fatti vuol dire che neanche in città probabilmente c'è nulla. Allora andiamo verso la città, raga. Voglio vedere se pure lì non c'è nulla. Perché in quel caso, che c'è rimasto da visitare? Dobbiamo trovare modo di raggiungere il bunker.
È l'unica. Eh no, vedete, pure questa la stanno ancora facendo. Infatti dentro le case sono tutte vuote. Loot sicuramente non ce n'è. No, manca proprio tutto il mobilio ancora dentro, raga. Vabbè, quando saranno pronte ci torneremo, non c'è problema. Quindi, a sto punto direi torniamo nella parte di mappa giocabile. E riprende la ricerca, signori, perché è l'unica, l'ultima cosa, cioè l'unica cosa che ci è rimasta da fare fondamentalmente è cercare risorse. Allora, da qui possiamo provando a Valley Station, quindi andiamo verso nord e vediamo se riusciamo a comprare, non lo so, raga, pillole. Allora, la mia paura, devo essere sincero, è che noi avevamo trovato le tessere del bunker. E se le tessere del bunker fossero, però mi sembra, non lo so, mi risulterebbe strano, ma fossero oggetti che non respawnano, perché non se ne trovano più. Mercante, mercante. Chiede qua. Poi qua sicuramente metteranno altri due mercanti. So sicurissimo di sta cosa. Vabbè, attendiamo. Niente. Vedi, tu c'hai la maschera. C'è la maschera antigas qui. Perché non me la vendi? Perché non ce l'hai? Tu non c'hai niente come al solito. L'inutilità. Non c'ha nemmeno, nemmeno le pasticche. Guarda che fucilone, porca miseria. Niente. Allora, proviamo a far mente locale un secondo. E pensiamo a dove potremmo trovare quello che ci serve. Allora, da Valley Station potrei andare qui e vedere cosa c'è. Intanto. È l'unica. Poi, raga, una cosa. Le sirene. Allora, la prossima volta che dovessi far partire o nel video ci dovesse essere la sirena, raga, sono costretto praticamente a togliere quella parte di audio perché è sotto copyright. Infatti, la prima volta che era comparso l'audio, l'audio, la sirena, mi hanno demonetizzato il video. La seconda volta, invece, mi hanno diviso le entrate con il detentore del copyright. Però non è tanto per demonetizzazione, non è tanto per quello, quanto piuttosto che vorrei evitare problemi col copyright, perché sennò mi buttano giù il canale, quindi non sarebbe bello, bello, bello. Mamma mia, la pistola quanto è ignorante. Oh, ragazzi, pillole, bene così. Come fate a fare un po' di... Sto per rincorrere di nuovo nel fattaccio dei degli oggetti messi a cacchio dei cane. Spostiamo un po' di cose che tanto non mi servono. Facciamo un po' di spazio. Che spazio voglio fa? È finito lo spazio. C'è qualcosa che posso buttare che non mi serve? Ah, intanto facciamo così. Ecco. Sistemiamo un po' di cosine. Già meglio. Allora, sta a far notte un'altra volta, tra l'altro. Ok. Allora, un po' di pillole non le disdegniamo, eh. Mamma mia, raga, che era il secondo episodio, tipo, che avevamo trovato nel centro commerciale. Però non credo che nel centro commerciale in realtà io possa trovare
ciò che mi serve, sinceramente. C'è un elicottero lassù. Oh, leva. Oh. Altre pillole? La fortuna è tornata dalla mia? Possibile? Allora, intanto qui bisognerebbe farsi una dormitina. Lassù c'è un elicottero comunque. Lassù c'è un elicottero. Sarà raggiungibile in qualche modo? Penso di no. Sinceramente. Proviamo a dormire. Aspettare 7 e mezzo. E aspettiamo i 7 e mezzo. Ok. Allora, dicevo, voglio vedere se sul tetto riusciamo ad arrivarci. E vorrei a sto punto raggiungere quel bel elicotterone. Ma come ci arrivo? Io non credo che. Allora, mi ricordo che nell'altra volta, quando eravamo venuti qui, sul tetto eravamo riusciti a salire, anche se non mi ricordo minimamente da dove. Vabbè, si passava da dentro comunque. Scusate, eh. Posto così. Però ventotto sei. No. Meglio il mio coltello. Oh, ma visto mai che magari invece riusciamo a trovarlo qui. La maschera antigas. Io ne dubito fortissimo, eh. Però ci sto. Oh. Signor turista con la macchinetta fotografica. Ok. Guarda la roba qui, oh. Mannaggia la miseria. Ma non è quello che serve a me. Non posso perdere tempo. Vado qua più la pistola e faccio una strage, eh. Veloce. Bello comunque che i zombie arrivano in fila retta, raga. Sta roba è in linea retta. Fila retta. Tutti così. Boh, a posto. Altre pasticche? Ce l'avete? Altre pillole? Nulla. Munizioni. Buono come il pane. Buono come il pane. Niente, non c'è verso di trovare. Un secondo, mo venga a fiamme una chiacchiera pure con te, non ti preoccupa. Mamma mia, che agilità, signori. Ma come mi chiamano? Ma che ninja? Oh oh. Ah, Judith. Oh, da dove cazzo sei arrivato in così tanti? Venite fuori, va. Ok. Ma in realtà, diciamo che forse sprecare troppe munizioni non conviene, eh. Quindi se riusciamo a evitare, evitiamo, va. Allora, qua. Vediamo un po' se qui. La prima volta, la maschera antigas. Dove l'avevo trovata? Arcade Zone. Super. Guarda, adesso nel carrello, mannaggia la miseria. Zombie simpatici abbiamo qua. Oh.
I gemelli. Attenzione. Che mi pare che mo la stamina sale più piano. A volte succedono cose. Allora, mangia, bevi, vita, vita. Ok. Allora, qui al massimo forse possiamo trovare del cibo. Ma dubito altro. Come avevo fatto a salire sul tetto? C'era una scala o qualcosa? Dai, su, un po' di fortuna. E ma vedannatene. Un po' di fortuna, una maschera antigas. Mamma che schivata, signori! Mamma mia! Stiviamo che magari tornano utili sempre. Munizioni. Non ci perdo tempo con voi. Scordatevelo proprio. Lo skate ma non si può usare, peccato. Allora, diciamo che davo un po' per scontato che tipo avrei potuto trovare nell'airdrop. Ah, ecco dove si passava. La maschera antigas, ma purtroppo non è stato così. Sì. Bello. Come ci posso arrivare lassù? Passando da... Non so abbastanza ninja. Vai. Dai, devi salire. Devi salire, non mi piangere. Non mi prendere in giro. Lì c'è un elicottero o qualcosa ci deve essere. O forse no. Mica è detto, eh. Mi sa che non c'è nulla. Oh, bada. Bada. Quindi c'è il modo effettivamente per arrampicarsi qua. Scatole non ce ne ho da mettere a terra. No. Qua non mi si arrampica però, per esempio. Senti, non è cattiveria, però io sto facendo una cosa, no? E tu mi metti l'ansia. Qua non ci sale. Non prende l'input per arrampicarsi? Penso che a questo punto non si possa fare. Penso più che altro che si sia buggato prima. No, lì non si sale. A qua posso scendere? Non so, spaccarmi le gambe. Ok. Ok. Inrotolata. È super easy. Quindi pure qua. Nulla. Buco nell'acqua. Allora. Torniamo. Andò. Signori, mi sta venendo lo sconforto. Da sta parte ci siamo mai stati? Dove cavolo sto? Qua c'è tipo... Non vedi che c'è laggiù? Seguiamo la strada, raga, magari trovo... Che ne so, un altro accampamento, boh. E qua sono tutti occhi gialli tra l'altro. Sì, li sono compenetrati. State bene lì, amici miei.
dovrei solo avvicinarmi un attimino qui. Oh, l'ho trovata! Però questo è 95%. Aspetta, ma è questa? No, non è questa. Aspetta, non è questa però. Cioè, questa è buona, ma non è 100%. Dovremmo fare un tentativo. Da sto punto proseguiamo un attimino, vediamo se c'è qualcosa lì giù. Ma che questo è 95%, che comunque, cioè, butto via. Va bene. Forse ci potrebbe anche bastare, eh. In realtà ci potrebbe anche bastare. Facciamo, diamo un'occhiatina lì a qua, specie di, non so, non lo so, mi sembra tipo l'entrata in una galleria, sembrerebbe, qualcosa del genere. Diamo un'occhiatina lì. Madonna, come sbanda sta macchina, ma che c'ha? Diamo un'occhiatina. Mamma mia, non si tiene sta macchina. Ma fa pure notte, tra l'altro. Sì, è una galleria. È tipo una galleria. Una sottospecie. Non ci sono zombie. Probabilmente neanche loot, immagino. No, ma solo per bellezza pure questo. Va bene, signori. Allora, a questo punto io direi che ci fermiamo. Ci fermiamo qui. Prossimo episodio. Fammi mettere in macchina che è meglio. Prossimo episodio. Allora, in quest'ordine. Si va qui che c'era il campo. Da che parte? Dovrebbe essere tipo questo. Si va al campo, vediamo se troviamo qualcosa di utile. E testiamo anche questa maschera per vedere effettivamente se va bene oppure no. Poi andiamo verso Fob Alpha. Nel frattempo, se li famo tutti questi qui, pure quello che sta qua da ste parti del, come si chiama? Del paziente zero. Questo qua. Sì, dovrebbe essere questo qui. E vediamo che succede. Se riusciamo a resistere alle radiazioni abbastanza, magari a trovare la tessera, ragazzuoli. Potrebbero essere, se no, gli ultimi due episodi. Cioè, questo è forse il prossimo. Potrebbe essere l'ultimo. Appena troviamo la tessera, andiamo al bunker e poi vediamo che succede. Ragazzuoli, fatemi sapere qua sotto nei commenti qualche consiglio. Dove pensate che potrebbe essere la tessera? E quale potrebbe essere la soluzione migliore per trovarla? O meglio, per resistere alle radiazioni. La maschera ce l'abbiamo, non è quella. Io sono abbastanza sicuro che ne avevo un'altra. Devo andare a rivedere i video vecchi. Che mi desse 100%, ne so quasi del tutto certo. Però non ricordo se era questa qua, quindi magari mi sbaglio io. Vado a ricontrollare. Ragazzuoli, noi ci vediamo molto molto presto. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Bombardate like e condividete, ragazzi. Condividete, condividete, condividete. Noi ci vediamo alla prossima. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao.